Try something different. Something fresh. Ciao ragazzi, in questo nuovo video vi volevo semplicemente parlare degli account moddati, quindi come averli, che cosa fare. Cioè, come averli lo sapete già. Quindi magari se qualcuno è nuovo e ha visto questo video, si deve iscrivere e iscrivermi sulla pagina Facebook che trovo in descrizione. Oppure se alcune volte non so perché il link non funzionasse, nelle info del canale. Quindi, in poche parole, allora intanto ho provato a fare già 7 volte la prova delle live, quindi ci sono 20 persone che si sono spostate da una live all'altra e mi scuso per quello. Quindi in questo video farò una specie di video spiegazione su come averli gli account, che cosa bisognerà fare. Allora, intanto, per chi non l'avesse ancora capito, comincio a moddare dopo il 13 marzo, quindi il 14, il 15, a seconda di quante persone, ad esempio se uno mi segue, solo commenta solo un video, non glielo faccio l'account e deve commentare più video, ma ovviamente non i video vecchi, quelli là nuovi, perché magari uno fa il paraculo e commenta quelli vecchi, capito? Quindi quello là è il primo requisito. Mentre quando avrete fatto semplicemente questo, deciderò io quando moddarvi. Ma comunque, per avere l'account, in poche parole, se siete su Next Gen, dovrete, solo Next Gen ovviamente, se siete su Next Gen, dovrete ovviamente crearvi un nuovo account PlayStation, che non ve lo sto neanche a far vedere come si fa, perché è semplicissimo, basta andare sul nuovo utente, non dovrete rifare l'abbonamento, proprio niente, e dovrete mandarvi la password e l'email che avrete messo, ovviamente ne mettete una nuova, nella pagina Facebook. Quindi poi dovrete andare su Social Club, come vedete adesso, e crearvi un nuovo account Social Club, ma non lo dovrete connettere alla PlayStation, quindi non dovrete connetterlo alla PlayStation e l'account che avete fatto sulla PlayStation non dovrete connetterlo a nulla, quindi non dovrete avviarci GTA, perché sennò lo dovrete rifare. E dopo aver fatto ciò, mi inviate l'email e la password di tutte e due dicendomi qual è di uno e qual è di l'altro e basta. Mentre se siete su PS3 mi date semplicemente i dati del vostro PSN e del Social Club e vi modderò l'account. Quindi comunque mi scuso lo stesso per aver fatto 7 live che nessuno, che anche se delle persone si sono viste, l'ho dovuto eliminare, perché comunque intasavano tutto quanto i video recenti. Ma comunque negli account, un'altra domanda molto gettonata è stata: che cosa ci sarà negli account? Allora, negli account normali, dato che li faccio gratis, ci saranno soldi e rango. Soldi penso circa 100 milioni, che direi che bastano, e rango 150, perché tanto dopo il rango, se non sbaglio, 110 o 115 non si sblocca più niente, quindi è inutile farli di rango 2000, perché si rischia pure di essere bannati. Comunque, dato che uso l'anti-ban sul mod menu, il rischio ban è praticamente zero, cioè magari c'è quella percentuale di ban, ma comunque non succede niente. Quindi spero che questo video vi sia stato d'aiuto e spero che avrete l'account che vi devo dire.